Buongiorno, buon sabato. Ben svegliati, ben ritrovati con uh, Mattino 6, la nostra rassegna stampa questo sabato uh, 21 luglio in cui andremo a vedere uh, i, le principali notizie dei quotidiani di casa nostra e non solo. Come di consueto, nella prima parte spazio alle prime pagine. Iniziamo da quelli di casa nostra, dal quotidiano il uh, Centro edizione uh, di uh, Pescara, il titolo è, riguarda la cronaca ladri presi e subito scarcerati siamo a Pescara cresce la preoccupazione il questore dice fidatevi della polizia a centro pagina una questione non solo di carattere eh, abruzzese ma eh, nazionale e sarà un problema che per molti eh, inizierà tra qualche giorno, calcio in tv, quanto costa e dove vedere le gare di Serie A e di eh, Serie B con tre di coloro che saranno i protagonisti eh, in varie emittenti nazionali eh, delle nostre, dei nostri weekend eh, calcistici. Ma ov ovviamente torniamo... A casa nostra, nelle cronache, eh, multinazionale delle mense punta su Pescara a eh, ottobre si legge, si legge riprenderà regolarmente il servizio di refezione nelle scuole e sarà mh, quasi certamente l'associazione temporanea di impresa composta dalla CAMST, società cooperativa, e dalla CSA, Consorzio Servizi Abruzzese, ossia la eh, seconda classificata a ricoprire in futuro il servizio. Sempre a Pescara, nuovo bando per la gestione del eh, rampigna. Eh, in basso costi troppo alti, salta la sagra del pecorino di farindola. Nei box vediamo altre notizie. Usura bancaria, il ministro per le politiche comunitarie Paolo Savona finisce sotto accusa e poi eh, inchiesta sulle scogliere i Nicolai e altri tre indagati non rispondono al giudice Altre notizie, il concerto, eh, il pop made in sud di Dolce Nera a Pescara e in basso a Ripa Teatina la Vezzali Fioretto d'oro, grazie al fuoco che ho eh, dentro, dice Valentina Vezzali. Cambiamo edizione, eh, rimaniamo sul centro ma andiamo nell'edizione Teramana, eh, anche qui l'apertura è dedicata alla cronaca eh, scontri tra anarchici e poliziotti immagini peraltro che vi avevamo mostrato ieri Teramo un gruppo di manifestanti caricato davanti al tribunale paura a Colonia Spiaggia siamo nelle cronache marito e moglie salvi dal veleno di eh, Bella Donna eh, una coppia di Colonia Spiaggia infatti è stata salvata eh, All'ospedale di Giulianova, dall'avvelenamento causato da alcune foglie di bacche di Bella Donna raccolte in montagna e messe a cuocere insieme ad altre eh, verdure. La coppia si è vista davvero brutta, con spasmi, difficoltà di respirazione, allucinazioni e altri sintomi causati dalle sostanze tossiche eh, presenti nella pianta. Ma oggi, come vediamo, dopo oltre dieci giorni può raccontare la, sua, la propria disavventura. Questa coppia siamo a Teramo eh, per la politica, sindaco e giunta si tagliano le indennità. A Tortoreto, flop della sagra e scoppia la polemica. Poi leggeremo nel dettaglio di quale eh, sagra si tratta per il resto vedete eh, la pagina è sostanzialmente identica all'edizione di eh, Pescara andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto a Megalo Strisce Blu da agosto eh, Chieti il sindaco fa partire il parcheggio a pagamento in via sperimentale nelle cronache a Lanciano in piazza Darmi 450 posti a sedere per i concerti a Paglietta. Oggi l'addio all'operaio Sevel morto in moto, cronaca nera purtroppo sulle strade. Eh, a Chieti, Borzacchiello nuovo questore dopo Palumbo. Andiamo, chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Sisma si punta su emergenza e tasse l'Aquila ecco il decreto in pillole che prevede la proroga per i tributi nelle cronache al San Salvatore. Dunque rimaniamo all'Aquila oculistica pronte tre nuove sale operatorie, eh, una sala d'aspetto oltre alle sale operatorie, eh, letti pre e post operatorio, locali più spaziosi e completamente ristrutturati e attrezzature all'avanguardia questo accadrà nel reparto di oculistica dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila che comprende la microchirurgia oculare e la banca degli occhi e dunque sono reparti che cambieranno volto all'Aquila sempre beni culturali vacca annuncia assunzioni e in basso ad Avezzano bimbo disabile lasciato senza un logopedista Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sulla prima pagina del Messaggero eh, Abruzzo. Eh, scogliere profitti da truffa. Questa è l'apertura. Inchiesta su Nicolai, secondo il giudice sarebbe stato conferito meno materiale del previsto. Falsi gli scontrini delle pesate eh, di prodotti lapidei. Vano il tentativo di trovare appoggi politici. In alto eh, altre notizie: itinerari d'estate, monumento a, a Dante, mattarella a Tagliacozzo, e poi anche qui ritroviamo eh, la. la... Eh, disavventura di questa coppia, bella donna nell'insalata, marito e moglie ricoverati. E poi eh, per lo sport Pescara debutto eh, aspettando Albino e Pordenone in eh, coppa. Ieri il sorteggio per il delfino sarà la prima partita della stagione. Lupo analizza il lavoro svolto fino a questo momento sul eh, mercato. E poi di spalla una notizia che vi abbiamo un servizio che vi abbiamo proposto ieri, le liste civiche abruzzesi che dicono siamo già al 7,3%. Altre notizie, scendendo in pagina, ritroviamo anche qui gli scontri tra anarchici e polizia. Eh, siamo a Teramo, cariche e botte durante un processo per la sanità Pazienti in piazza contro file e liste d'attesa. Pescara, la CGL protesta, basta di servizi pubblici e favori ai privati. Scendiamo in basso, sisma, vacca al munda presto le assunzioni e ad attesa, ecco, Eridania, no allex Ciaf. Siamo in provincia di Teramo con... Eh, la prima pagina del quotidiano La Città, questa è l'apertura, l'ufficio Sisma sarà potenziato, il sindaco di Teramo incontra gli sfollati di colle atterrato e promette un cambiamento in alto a Roseto, anzi a Colonia, intossicati dall'insalatina raccolta in campagna. Altre notizie, da Ferugli. Anarchici, questa è la fotonotizia, insulti, sputi, manganellate davanti al eh, Tribunale. Altre eh, notizie nei box, sempre il Sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che taglia le indennità di Sindaco e Assessori. A Roseto, primo passo per rilanciare eh, l'autoporto dall'altra parte. A Teramo, case popolari, polemica sulle donazioni gratuite in Val Vibrata, beccati due ladri d'auto. Tecnologici e per lo sport invece il Teramo cerca un terzino sinistro nel ruolo, manca ormai un titolare da troppo tempo. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali, partiamo con eh, Repubblica, eh, l'apertura è dedicata alle nomine, soprattutto su Cassa, Depositi e Prestiti, Triam. Ministro dell'Economia cede sulle nomine alla cassa, vince Di Maio. Salvini vuole le Ferrovie dello Stato. Eh, Palermo al vertice di cassa, depositi e prestiti. Savona sotto inchiesta per usura bancaria. Ma non si dimetterà questa l'apertura di uh, Repubblica. I commenti: il commento di Roberto Perotti, leader del Movimento 5 Stelle, il prezzo delle mele. E poi l'equazione ribaltata sugli indagati di uh, Roberto uh, Ro. In basso. Supercase e ferie con Macron, tutte le protezioni dell'Eliseo all'Angelo Custode eh, Picchiatore. Eh, questo, eh, questa è la prima pagina di eh, Repubblica. Allora andiamo a vedere all'interno di Repubblica eh, proprio la vicenda di Cassa Depositi e Prestiti perché vince. La linea di Maio, Tria cede, Palermo nuovo amministratore delegato, vertice da Conte, il ministro eh, del Tesoro rinuncia a Scannapieco sul quale c'era il veto dei 5 Stelle, ma ottiene il tecnico che voleva per il suo staff. Salvini, anche per noi, dice il ministro dell'Interno, eh, si tratta di un'ottima scelta e il caso, i nuovi capi di gabinetto nei ministeri, poco spoil system, resistono. I tecnici e tanti renziani. Questa è l'analisi che fa Repubblica. La prossima puntata. La Lega vuole Ferrovie dello Stato e un'ipoteca sui direttori dei TG della RAI. Dallo spread ieri, un altro avviso sulla vulnerabilità del sistema. Ora gli alleati trattano per il DG della TV di Stato come ai tempi di eh, DC e eh, PSI. Eh, a pagina 4 rimaniamo sempre su Repubblica, Savona indagato, imbarazzo Grillino sotto accusa per usura bancaria insieme ai vertici Unicredit, la sua difesa non competente sui tassi di interesse, Di Maio Garantista si va avanti eh, ma nei casi di Alfano e Boschi chiese le dimissioni immediate e infatti nel commento la regola dei due pesi. E, le, e delle due misure andiamo avanti con il Corriere della Sera anche in questo caso l'apertura è dedicata alle nomine compromesso sulle nomine a cassa depositi e prestiti il candidato di Di Maio Tria sceglie la squadra al Tesoro il team di Padoan confermato al Ministero Savona indagato il Vice Premier lo eh, difende la continuità Istituzionale la tela del terzo eh, partito, scrive Federico eh, Fubini. Scendiamo a centro pagina eh, il, questa foto. Cosa si sono detti Trump e Putin? I democratici cercano eh, l'interprete. Mistero sul colloquio tra i due presidenti a Helsinki. E poi una notizia che riguarda il calcio, ma solo. Uh, relativamente. Milan ha indagato l'ex proprietario Yong Hong Li, uh, però la buona notizia è che c'è il ritorno in Europa dopo la sentenza del TAS di Losanna. E allora anche qui leggiamo uh, le pagine di primo piano di Corriere della Sera. Cassa, depositi e prestiti. Vince la linea di Maio e Tria sceglie la squadra del tesoro, passa Palermo, il leader del Movimento 5 Stelle mai chiesto al Ministro dell'Economia di lasciare, Conte va da eh, Mattarella. Il, poi c'è eh, l'analisi più approfondita. Il tecnico politico che ha dato garanzie sul rispetto del patto di eh, governo. Eh, Dall'altra parte gli, gli equilibri difficili di cassa-depositi. Ora la sfida si sposta sulla manovra. L'attenzione al nuovo del nuovo addiverso la politica e la cautela eh, del team del eh, ministero. Eh, e poi Sempre siamo nella maggioranza, siamo in casa lega. Appoggiare l'alleato 5 Stelle. La tattica di Salvini per ottenere la Rai e i servizi. Il leghista preferisce vantare crediti anche per la eh, flat tax. E questa è la galassia di cassa, depositi e prestiti riassunta. Le partecipazioni in società eh, quotate proprio di cassa, depositi e eh, prestiti. Ehm... Andiamo avanti sempre con le prime pagine dei quotidiani eh, nazionali, andiamo sulla stampa 5 Stelle e Tria. Ferri Corti, il ministro agli ordini di Draghi. Uh, di Maio riapre la partita dell'Ilva. La gara è stata un pasticcio. Uh, Mittal, siamo sempre stati uh, corretti. Grillini impongono Palermo a cassa depositi e prestiti, ma rilanciano l'attacco al tesoro. Salvini, così salta uh, tutto il, re il retroscena per la D, il nodo All'Italia, ma la cassa non potrà diventare un eh, bancomat. Altre, eh, ah, altra prima pagina che è quella del Fatto Quotidiano. Questa. Apertura a centropagina, i libici affondano i barconi con i migranti ancora a bordo, eh, una notizia esclusiva, il metodo per far salire sulle motovedette chi rifiuta di tornare in Nordafrica. Qui la questione cassa depositi e prestiti prende solamente un box a centropagina, il Movimento 5 Stelle si prende la cassa e Blinda. Il tesoro, in alto, eh, le leggi pro mafia di B note eh, ammangano non ai ministri. Eh, tutto quello che c'è da sapere sul Caimano e sulla eh, trattativa. Il messaggero. Edizione nazionale, Ilva Di Maio contesta l'asta, l'acciaio italiano in bilico, il ministro un pasticcio, ora l'inchiesta, Calenda se ha coraggio annulli la gara, Arcelor Mittal pronta al rialzo, se chiude Taranto tutta l'industria è in eh, pericolo. E poi le nomine, l'intesa su Cassa Depositi e Prestiti, Palermo Nuovo AD e Rivera DG al MEF. Eh, Cantone Boccia Atac, siamo a Roma. Contratto illegittimo concordato a rischio dall'autorità nazionale anticorruzione, critiche alla scelta del Sindaco Raggi di assegnare il servizio senza gara dal 2010. Nessun controllo. E poi questa notizia che riguarda. Il presidente americano Donald Trump, l'FBI ha in mano il file dell'avvocato di Donald, pagate quella coniglietta. Eh, un audio fa tremare Trump, eh, qui proprio con la playmate eh, Karen McDougal. Andiamo avanti, il tempo, eh, apertura... Eh, Dedicata a questo titolo, siamo tutti Berlusconi dalla pedofilia alle stragi, 25 anni di fango, ora pure il video con le oggettine, non se ne può più nemmeno della trattativa. Il tempo smonta le accuse del CAV. A centro pagina la foto, che fai? Lo cacci? Spuntano scritte antisemiti del giovane De Gasperi per la Raggi la sua via fuorilegge come almirante ed ecco perché la domanda è rivolta proprio al primo cittadino di Roma. Il manifesto alzata di voucher. Esplodono le contraddizioni del decreto dignità del ministro Di Maio una prima risposta arriva da Susanna Camusso, segretario generale della CGL, che lancia la mobilitazione contro il governo del contratto. Pronti ad un nuovo referendum in alto i 5 Stelle e centinaio. Boeri si dimetta. Manina Gate, dictate dai pentastellati e del ministro leghista Salvini e Di Maio, vittoria a metà, scontro sulle nomine. Libero Di Maio fa la carità ai compaesani. Il reddito di cittadinanza soltanto al sud. Applicare la misura tanto amata dai 5 Stelle è impossibile. La Reuters svela la nuova strategia di Gigino: assegno ridotto a poco meno di 500 euro al mese invece dei 780 originali, ma riservato ai meridionali. I grillini beffano i terremotati. Avevano promesso subito aiuti, non stanziano un soldo. Eh, bucato eh, e la foto, notizia è dedicata al ministro Paolo Savona, indagato il ministro anti-euro Savona, inquisito per usura, a noi sembra una scemenza. L'avvenire che sceglie di aprire con l'Italia che accoglie, dove l'impegno chiesto dai vescovi è già realtà sulle nuove rotte dei migranti, naufragio in eh, Yemen. E poi il governo pace sulla Cassa Depositi e Prestiti e Tria tiene il tesoro. Carceri, una riforma da salvare, parla Giostra, par padre delle norme ferme. Chiudiamo con il sole 24 ore che ovviamente eh, dà il titolo in alto alle nomine che sono state sciolte su Cassa Depositi e Prestiti, superata l'impasse Palermo a D della Cassa, Riviera, Digi del Tesoro, la, le ferrovie dello Stato alla Lega, Bonomi in pole position per succedere a Mazzoncini. E poi Di Maio, un pasticcio sull'Ilva, ArcelorMittal, noi eh, trasparenti. In basso... Trump attacca la Cina e spaventa i mercati, nuovi dazi in vista, le minacce del Presidente USA frenano le borse UE e indeboliscono il dollaro e per le telecomunicazioni cambia al vertice di Telecom eh, Brasil. Eh, andiamo adesso sui quotidiani eh, sportivi. Eh, Partendo da Gazzetta dello Sport, con questa eh, foto molto grande, titolo in apertura: il Milan ai milanisti. Ritrovata l'Europa, il club volta pagina, il Tass accoglie il ricorso e oggi comincia l'era. Elliott Gattuso rimane, il nuovo CDA sarà nel segno della passione eh, rossonera. In alto, promessa Nibali, sono ripartito dopo guai più gravi. Ci rivediamo alla Vuelta e al Mondiale. Il siciliano si è dovuto ritirare per una eh, caduta. La squadra eh, Bahrain-Merida studia azioni legali contro il Tour de France. L'intervento del commissario tecnico della nazionale che speriamo possa vedere un Nibali in formissima a Innsbruck, Davide Cassani, Vincenzo non si abbatterà, no, non è vero, non può essere vero, sono quasi due settimane che aspetto questa tappa la più bella, la più dura, la più affascinante, ovviamente si riferisce a quella dell'Alp Duetz, dell'altro giorno, le immagini sono impietose, Vincenzo a terra, sofferente come due anni fa a Rio durante le Olimpiadi, quel giorno me lo trovai a bordo strada, piegato in due, dal dolore e dalla delusione. Speriamo che possa rifarsi lo squalo. Eh, altre questioni che riguardano il. Eh, mercato il Real pensa ai cardi ma l'Inter lo blinda, presto il rinnovo firmerà prima del 19 agosto intanto Nainggolan fermo per 10 giorni stasera per l'Inter eh, a Pisa amichevole con lo Zenit ex squadra di Spalletti la Cina pazza di CR7 siamo in casa Juventus, voglio far felici i tifosi italiani la Juventus dice, uno dei più grandi club della storia del calcio, il Torino Cairo non si ferma. Un altro difensore. Il Torino punta al sesto acquisto in basso. Eh, oggi. La pole position in Germania si assegna. Vettel al bivio mondiale in casa peraltro Ferrari voglia di triplete nel feudo della Mercedes. anche insomma, se in Germania siamo a casa anche di eh, Sebastian Vettel. Nuovo colpo di Monci. Siamo in casa a Roma, Malcolm è fatta già oggi a Roma. E poi eh, l'annuncio di Neymar, resto al Paris Saint Germain. Serie B, Lavellino è fuori, ricorso al Coni e allora vediamo l'apertura di Gazzetta dello Sport con questo gioco di parole tra Losanna e l'apostrofo Osanna, il TAS ridà l'Europa League al Milan, oggi CDA sarà di milanisti e Gattuso sarà confermato sulla panchina rossonera per la nuova sanzione eh, si va dalla multa alle restrizioni della rosa. Il debutto nella fase a gironi della Coppa è in programma il prossimo eh, 20 settembre. Elliot raggiante il fondo che detiene adesso la proprietà del Milan. Adesso iniziamo la ricostruzione, gioia eh, rossonera. Cambiamo pagina, il passato sotto accusa, il passato del eh, Milan, falso in bilancio, Mister Lee indagato, guardia di finanza a Milanello, inchiesta della procura di Milano sull'ex patron che si rifà vivo. Ho sbagliato, dice affidarmi, come potete vedere, di eh, Elliot. Eh, ma eh, in casa Milan c'è area di, di, di saluti. Diavolo Bonucci, area di saluti, non solo Morata, spunta anche eh, Benzema. Questo in casa. Milan, e invece in casa Inter il Real tenta i cardi, Madrid pensa al capitano. L'Inter lo blinda con il rinnovo per i media spagnoli: Perez vuole Mauro per sostituire CR7. Ma la strada nera azzurra è tracciata. Firmerà prima dell'avvio del campionato. invece, per quanto riguarda Nai c'è una brutta notizia: fuori dieci giorni Spalletti dice noi ambiziosi. Andiamo sul Corriere eh, dello Sport questa è la prima pagina eh, Ronaldo lo paga Sarri eh, questa è l'apertura Abramovic pronto a qualsiasi cosa pur di accontentare il nuovo tecnico del Chelsea proprio Maurizio Sarri dopo Rugani e Higuain il Chelsea vuole anche Pjanic per la Juve in arrivo un'offerta complessiva superiore ai 200 pensate, milioni di euro per tre giocatori. In alto, Napoli, Cavani, Liberati: contatto tra il club l'Uruguaiano che dà la disponibilità ad avviare la trattativa e a ridursi l'ingaggio, ma prima bisogna convincere il Paris Saint-Germain. Peraltro poi eh, vedremo a che cosa si riferisce l'editoriale del direttore Ivan Zazzaroni, eh, la cafonata, poi faremo vedere perché. L'Euro Milan intanto perde Bonucci, il Tass riporta il club eh, in Europa, decisivo Iliot, un tweet di Bonucci, lui dei tifosi, poi il gelo. Andrà al Paris Saint-Germain, oggi il CDA... Eh, andrà via eh, Fassore. anche qui come vedete Real sui cardi. Inter David Al Maurito nella lista degli obiettivi di Perez. Ausilio a Monaco per trattare il cileno. Una notizia che riguarda la Ferrari che va ad Elcan. Rivoluzione al vertice della scuderia, la presidenza al nipote dell'avvocato, mentre la Roma. Fa Malcolm, preso per 35 milioni, attaccante brasiliano del Bordeaux, sbarca tra oggi e lunedì. Eh, L'editoriale di Ivan Zazzaroni, La Cafonata, si riferisce a... Ehm... Eh, quel sondaggio social eh, pubblicato ieri dall'account ufficiale del eh, Napoli che chiedeva di votare eh, la bufala più grande eh, di questi giorni che riguarda proprio eh, alcune notizie indiscrezioni più che altro di mercato che riguardava proprio il, eh, il Napoli eh, adesso chiudiamo i quotidiani eh, sportivi con è tutto sport, Milan, Europa e Benzema e rompe Iliot dopo il successo al tassi il colpo di mercato. Francese ha già parlato con Gattuso, la gente a Milanello, ma eh, come vedete l'apertura è dedicata a Cristiano Ronaldo che dice alla Juve per amore. Addirittura il biografo di Ronaldo spiega la scelta di CR7 in bianco nero. Dice troverà quella devozione che a Madrid non sentiva più. La sua priorità è portare la Champions a eh, Torino. Vedremo se eh, ce la farà. Occhio Inter, il Real ci riprova con i card, gli spagnoli possono giocarsi la carta Kovacic ma su alza il muro. Napoli Cavani avanti, l'offerta è pronta, 4 anni di contratto e 7 milioni a stagione per superare il eh, nodo dell'ingaggio e in casa Toro, Mazzarri il mio Toro se la gioca con tutti, ottimo lavoro, bene i nuovi, serve un difensore, oggi il test con la Propatria, ci fermiamo per la... E pubblicità, non cambiate canale perché al rientro vedremo e analizzeremo nel dettaglio i quotidiani di Casa Nostra tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di uh, Mattino 6, ripartiamo nella lettura dei quotidiani entrando su quelli di Casa Nostra, ripartiamo con il. Uh, centro, pagina 12, pagina, mh, della, uh, come dette, mh, pagina Abruzzo, inchiesta Scogliere, sono 10 coinvolti. Padre e figlio imprenditori, altri uh, in, tre indagati, interdetti, non rispondono al GIP, hanno vu, avuto poco tempo per uh, difendersi, gli appalti vinti dalla uh, Nicolai, la Procura contesta. Truffa, frode, e false e ottiene anche il sequestro preventivo di quasi un milione di euro. Tra le persone tirate in ballo c'è anche il dirigente regionale Zappacosta che ribatte da Nicolai neanche un eh, caffè. In basso gli espropri sul tavolo di Toninelli. D'Alfonso chiede lumi sulla questione eh, degli indennizi mai eh, pagati. Andiamo avanti, eh, siamo nella pagina di Pescara, pagina 15, paradossi della giustizia, due ladri acciuffati e subito liberati. Il questore può essere frustrante, ma noi continuiamo a lavorare per i cittadini, il problema non si risolve con le eh, ronde. Mm, Fabio eh, Tiberi e Riccardo Ciferni, siamo delusi e arrabbiati, rubano anche in spiaggia, entrambi i balneatori hanno subito furti. Eh, possiamo soltanto aumentare la sicurezza ma non è possibile recintare le strutture per proteggerci. Andiamo a pagina 16, un big della ristorazione per le mense scolastiche, ovviamente siamo a Pescara, comune pronto a liquidare la CIR per la vicenda dei 200 bimbi finiti in ospedale, subentrerà la multinazionale CAMST, Cuzzi a ottobre riprenderà il servizio. Italia nostra è venuto uno scempio via Milite proteste per le potature dei Lecci. Eh, a centro pagina mare revocati i divieti sul litorale nord. tornano nei limiti, valore altezza di via Balilla e via Galilei. Restano i cartelli solo a Fosso, eh, Valle Lunga, in basso. Eh, la spiaggia come vedete è piena. Di rifiuti, nessuno la pulisce, la renile tra gli stabilimenti Salus e la Cappannina, La denuncia eh, dei lettori, che arriva direttamente dai lettori. Andiamo avanti: la provincia è senza fondi, chiesti allo Stato 4 milioni. Se non sarà approvato il bilancio di previsione, l'ente rischia il predissesto. Il presidente Di Marco eh, spera nell'operazione di vendita del patrimonio dell'ente. Eh, polizia, nuovo incarico, Muriana, Pierfrancesco Muriana, l'ex dirigente della scuola mobile di Pescara a Manfredonia, andrà a dirigere il commissariato di eh, Manfredonia eh, e poi FIAB Pescara Bici che dice le piste ciclabili sono degli obrobri intanto ad abbateggio oggi i vincitori del premio Maiella Andiamo avanti, rimaniamo a Pescara, lo storico impianto, quello di Rampigna. Il comune cerca un nuovo gestore. Di Odati abbiamo revocato l'affidamento alla polisportiva Squali Pescara Sud, ma l'associazione non ne sa nulla, noi stiamo continuando a lavorare. In basso la Fossa dei Leoni della Strapaisana, il ricordo di Tonino Massacesi, c'era la fila. Anche per scavalcare il muretto ci sono anche, c'è cioè anche una foto, più di una in realtà, eh, d'epoca del campo. Foro in festa, siamo a Francavilla al mare, bagno di folla per Zarrillo e domani c'è Giusi Ferreri, in migliaia in piazza Santissimi Angeli Custodi per il concerto del cantante. Ciao Francavilla, questa città è stupenda e via, con i cori ha i suoi eh, successi. A Montesilvano bufera per un post, parla il senza tetto aiutato dal comune, ora cerco un lavoro, la foto in cui chiede... L'elemosina è diventata virale sui social, ma lui, Dario Di Fonso, non se l'aspettava e spiega perché per strada non ho mai chiesto nulla, perché mi vergogno, ci ho provato solo alla stazione. Per la viabilità strade Colabrodo e Rattoppi Agostinone vanno riasfaltate, si parla di via Trieste e via San Francesco, sempre a Montesilvano, e cambiamo pagina e cambiamo anche... Uh, città, andiamo a città sant'angelo, oggi arriva il velo di sant'agata, città sant'angelo, cerimonie nelle chiese al centro storico per la reliquia proveniente dalla uh, Sicilia, in alto concerto della Minetti al teatro del mare, rimaniamo a Francavilla, la piscina riaprirà Entro l'anno, anche con il bar e il ristorante, il neoproprietario Massimo De Cesare si annuncia l'avvio delle operazioni di sgombero. Tanti clienti vengono a chiedere a che punto siamo, ma la struttura era in stato di abbandono. Uh, scendiamo, ambulanti discriminati al blue bar. L'associazione street food contesta il no! A chioschi e bancarelle. Siamo sempre a uh, Francavilla. Cambiamo pagina, andiamo a pagina 32. Salta la sagra del pecorino. Costi salati per la sicurezza. Farindola. Il tradizionale appuntamento di agosto non ci sarà, ma non è l'unico. Loreto cancella cento, centro per centro storico. Il tour operator stroveglia. Eh, dice si tratta di un eh, danno eh, di spalla, degrado nella zona del monumento. Proteste a eh, Loreto. In basso. A San Valentino, arriva Don Rocco, l'accoglie anche il Vescovo, grande festa per il sacerdote accompagnato dai fedeli di Francavilla al mare. Eh, restiamo, ripartiamo da Pescara a Cambiano Quotidiano, andando sul Messaggero, eh, questa è l'apertura la, CGL in piazza per la sanità pubblica. Sitin con centinaia di pensionati mercoledì sotto la sede della regione contro il ridimensionamento dell'assistenza. Castellucci, segretario SPI, denunciamo i tagli ai servizi e il declassamento degli ospedali a vantaggio dei privati. Sul lungomare, agente di polizia libero dal servizio sventa il furto di una bicicletta. centropagina, l'incidente poste cede il controsoffitto del bagno eh, allarme negli uffici di Corso eh, Vittorio. I clienti sono usciti in strada, la stanza era vuota, non ci sono per fortuna stati eh, feriti. Chiusura anticipata ovviamente per eh, valutare i danni. Il sequestro a Nicolai ingiusti profitti da azioni fraudolente nelle carte del GIP nuovi particolari sull'inchiesta legata ai lavori sulle scorriere di Silvi e Roseto e sono 11 i coinvolti eh, a Montesilvano lotta al cemento strade senza marciapiede per le sviste nel PRG siamo all'Aquila prorogare la sovrintendenza del capoluogo e del cratere l'appello del sottosegretario dal Munda gli abruzzesi visitino le bellezze regionali annunciate Annunciata una svolta per la carenza di personale che rallenta i progetti. In alto è ora di riprogrammare la fine della ricostruzione per rilanciare la città e i comuni eh, colpiti. Eh, I nodi, eh, la scuola di Amicis, si sblocca eh, l'appalto. Tasse post sisma, leggiamo altre notizie. La proroga permette il lavoro alla soluzione definitiva. Eh, in basso riscossione coattiva delle entrate, la minoranza grida lo scandalo siamo sempre all'Aquila, questioni che riguardano il comune e poi la nomina viene da Livorno, il nuovo questore Dora Orazio Danna mm, questa Sempre riguarda il capoluogo e che riguarda il capoluogo, ma il nosocomio. Oculistica: tre nuove sale operatorie consentiranno di dimezzare i tempi di attesa almeno di qualche mese per le operazioni. Ovviamente, siamo all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Trovato spazio in oltre 500 metri quadri ristrutturati, in cui c'era ginecologia. La Will però protesta, ma per le ferie si chiudono i reparti. Andiamo ad Avezzano, la pista ciclabile. Inutile e dannosa. L'ex deputato Massimo Verrecchi accusa il sindaco De Angelis di aver tradito i commercianti. Del centro, condivisione e concertazione sono parole buone soltanto per le campagne elettorali. Poi addio dice il nodo dei eh, parcheggi. Sempre ad Avezzano, casciere di Pangrazio, vuole candidarsi con il eh, centrodestra. Andiamo a Sulmona, servizi sociali a pagamento secondo la fascia eh, di reddito. Ad Avezzano si schianta sulla rotatoria e grave un ventenne. Eh, sempre a Sulmona, scuole si annunciano gioie e eh, dolori. A Chieti, banca sotto accusa per usura. I giudici bocciano l'archiviazione. Denuncia scattata dopo un pignoramento. Il tribunale ha, ha dichiarato nullo il decreto. La vittima è un imprenditore teatino. Per un mutuo subì un maxi pignoramento e poi Sarà un'estate romente, funzionario in ferie, file e proteste all'anagrafe. Finanza, cambio al vertice, Laganà, comandante della eh, compagnia, 28 anni, originario di Reggio Calabria, Giuseppe Laganà, nuovo comandante della compagnia della guardia di Finanza, prende il posto del capitano Angela Luana Vallario, destinata a un prestigioso incarico a Velletri, l'avvicendamento davanti al colonnello Fiore. Troppi veti, l'ecoeridania se ne va, siamo ad Atessa, la questione per noi è chiusa: non abbiamo più intenzione di rilevare lo stabilimento ex Ciaf di Atessa, dice l'azienda. Volevamo portare economia nella zona come hanno chiesto imprenditori e ambientalisti in un luogo da anni all'abbandono. Siamo ad Ortona, la novità: aiuole e giardini in adozione ai privati. Altre notizie, l'autopsia, siamo a Lanciano, l'operaio si è fracassato il cranio nello schianto eh, Cesare Gian Giacomo, eh, 60 anni di paglieta, deceduto l'altra mattina per un incidente in eh, moto, eh, questo, eh, fa riferimento a questo caso fa riferimento l'articolo. Siamo a Vasto, emergenza idrica, le scuse del sindaco, un consiglio comunale dedicato proprio all'emergenza idrica idrica eh, di vasto. A Teramo, processo agli anarchici, Tafferugli e tre agenti feriti. Tensione e rabbia davanti al Tribunale. Preso a morsi un poliziotto, tre fermati in aula di Bonaventura e Fallanca, accusati di resistenza e oltraggio. Poi ovviamente ci torneremo, vedrete che sarà eh, notizia ripresa anche dagli altri eh, giornali: entrambi alla sbarra i due per lo striscione esposto al concerto della banda in piazza Bozzi a Giulianova. Eh, il sisma, il sindaco Gian D'Alberto agli Sfollati: presto ci sarà una soluzione, centraline. Per rubare le auto siamo in Valvivrata, fermati e denunciati due ladri. Emergenza abitativa, si assegnano le prime case popolari. L'Inps, la sede, resta a Giulianova. Gli uffici rimarranno nel centro commerciale I Portici. Evitato uno scippo, conferma il sindaco Mastro Mauro stanziati 24,6 milioni di euro per ristrutturare l'ex colonia Rosa Maltoni. C'è l'intenzione di procedere? velocemente, intanto eh, un 29enne si lancia dal balcone di casa, è grave. A, eh... E poi, eh, bella donna nell'insalata, poi malori, la coppia salvata dal vicino infermiere. Entrambi i coniugi sono, al, sono stati portati al pronto soccorso, dove sono stati sottoposti ad una lavanda gastrica, ma se non la sono vista, davvero molto brutta. A Martin Sicuro, dunque, in Val Vibrata, Rospe, in spiaggia, polemiche in comune, città attiva denuncia, situazione... Eh, lunare e ad Albariatica, scuola media battuta, la ricostruzione accelera. Torniamo sul centro per cambiare, come vedete anche qui, ehm, provincia. Siamo a Chieti, Megalo al comune. Aprite il parcheggio a pagamento. Sono 850 posti auto requisiti dall'amministrazione civica ad aprile eh, e transennati. Disagi per mille dipendenti e 20.000 clienti al giorno. Intanto cambia. La direttrice di premio strisce blu al via d'agosto, ma sarà una fase solo sperimentale. In basso, oggi addio all'operaio Sevel, morto in moto. Paglietta: l'autopsia non chiarisce se il sessantenne originario di Francavilla abbia urtato la mietitrebbia. Sempre a Chieti, da Agosto, Borzacchiello, nuovo questore di Chieti, prende il posto di Palumbo, che saluta dopo un anno e mezzo di attività e di Barletta, arriva da Isernia e ha ricoperto incarichi a Bari, Modena e Foggia. Sempre a Chieti, Tribunale, denunciò la banca per usura, annullata l'archiviazione. E annullate anche le multe ai lavoratori di Alfluids, Canosa Sannita, accolto il ricorso ai 10 ex dipendenti che bloccarono la strada per protesta. In basso, a vasto, ospedale a secco per i condizionatori, niente acqua al Sampio, emergenza di entrata, ma il caso finisce in regione. A Teramo scoppiano scontri tra anarchici e polizia, da una ventina di manifestanti sputi e insulti agli agenti che caricano e li disperdono, giovane denunciato per resistenza, queste sono alcune foto, in basso marito e moglie avvelenati dalla bella donna, Colonia l'hanno mangiata pensando fosse commestibile, mentre è molto tossica, sono stati per fortuna salvati in ospedale. Per quanto riguarda la giunta eh, confermate le indennità ridotte, il primo atto della nuova amministrazione taglia del 20% i compensi di assessore e sindaco come avveniva in passato eh, TEAM affidata alla manutenzione dei mezzi una gara chiusa dopo quasi un anno sempre a Teramo le parole del sindaco D'Alberto la ricostruzione deve accelerare incontro in municipio con gli sfollati servono collaborazione tra enti e informazioni più chiare in basso flop della sagra il comune sotto accusa torto reto alto le associazioni criticano il bando emanato per assegnare la gestione dell'evento, Frana in via Pacini, Atri Civica attacca. Vogliamo le carte, accesso agli atti in comune sulle opere di messa in sicurezza. A Stolfi, lavori già realizzati, ma ne serviranno altri costosi. Di spalla, progetto Silvi su Salvini: ecco come ha violato il protocollo. Replica a Scordella. E domani tra Pineto e Atri, eh, auto storiche e musica eh, d'autore. Cambiamo pagina, la Salpa conferma la crescita, ma restano in Bilico 247 operai. ieri. Nuovo incontro tra i sindacati, l'azienda e la regione. Lolli, c'è stato qualche passo avanti, il sindaco di Girolamo. È un bene che continui il confronto. Speriamo che arrivino eh, notizie positive di Spalla, il bike sharing non parte, Pavone è critico, dov'è finito? Autoporto inizia l'iter per la gestione via l'indagine di mercato per l'affidamento dell'area. 5 finora le richieste di insediamento e a colonia spiaggia. Mercoledì comincia il ripascimento, lavori anche in due tratti, a nord e sud di Roseto. Siamo all'Aquila, tre nuove sale operatorie per oculistica. Saranno ridotti i tempi di attesa, ora a sette mesi per interventi di microchirurgia e banca degli occhi, una serie di interventi e ora potenzieremo le nuove tecnologie. Tordera, eh, gli spazi ampi faranno crescere il livello delle prestazioni. Micolucci, ottimizzeremo le risorse ad Avezzano, bimbo disabile senza riabilitazione, manca il logopenista, ci dispiace ma non c'è posto per suo figlio. Uh, Barisciano depredato una chiesa ladri in azione a Santa Maria del Carmine, rubate tele e arredi. Sisma si punta su emergenza e tasse. Ecco il provvedimento in pillole approvato dalla Camera due giorni fa e contenente anche la proroga per i tributi. Uh, intanto Rapino d'Alessandro e Pezzopane passi avanti grazie al governo gentiloni. Beni culturali, nuove assunzioni, vacca qui, colmeremo le carenze, il sottosegretario in visita al Munda per la presentazione del cartellone museale regionale. Siamo allo sport, allora prima facciamo un salto ancora in provincia di Teramo con il quotidiano La Città Tafferugli per il processo agli anarchici, scontri con la polizia fuori dal tribunale. E si tiene in questura per un manifestante denunciato e poi eh, rilasciato. Queste sono le immagini del, di una mattinata molto eh, calda. Per le case popolari rimaniamo a Teramo e polemica sulla proposta Salini. Piuttosto che sistemarle, il commissario vorrebbe, vorrebbe donarle agli inquilini. Indignazione da maggioranza e opposizione. E Il sindaco d'Alberto potenzieremo l'ufficiosismo, ha troppo lavoro e troppa pressione sui tecnici, intanto il sindaco incontra gli sfollati a Coll'Atterrato. Già avviato il percorso di tutela dell'arosticino, la regione e l'associazione di allevatori Ara hanno depositato il marchio con il disciplinare. Andiamo avanti in provincia, intossicati da un'insalatina di campagna, coppia di colonia spiaggia, ricoverata per una crisi intestinale dopo aver ingerito la verdura selvatica. E poi due ladri d'auto tecnologici beccati al casello, erano pronti a rubare Audi e Citroen grazie a centraline manomesse, denunciati dalle fiamme eh, gialle. L'ufficio dell'INPS siamo a Giulianova, resta ai portici, sottoscritto il nuovo contratto di affitto con il centro commerciale all'Annunziata. A Roseto, autoporto, via libera alla ricerca di mercato. La regione cerca imprese interessate alla gara per la gestione della struttura inutilizzata a Voltarrosto. Eh, adesso leggiamo eh, lo eh, sport. Ovviamente, questa è la pagina iniziale del centro. Eh, serie A e B: ecco i costi e come vedere le partite Sky, Perform e Mediaset Prem, le offerte e i pacchetti per i clienti. Quest'anno c'è anche l'operatore britannico a eh, rendere le cose eh, se vogliamo ancora più complicate da quest'anno la tv di Mardoc anche su fibre digitale terrestre ma quello che ci interessa sono le questioni che riguardano le squadre abruzzesi perché poi in campo vanno le squadre eh, io il pescare la pensione questo calcio mi annoia parla Andrea Iaconi Pilon mi piace volevo prenderlo il delfino deve puntare alla serie A, il dirigente di Giuliano in 15 anni di Pescara ha ripianato i debiti per 50 miliardi di lire colpo sfumato. Gasperini parla l'ex DS bianco azzurro. Una lunga intervista, intanto il 5 agosto è debutto in Coppa Italia contro la vincente della partita tra Albino Leffe e Pordenone, leggiamo un qualche piccolo passaggio, nei 15 anni di Pescara dell'intervista ovviamente a Iaconi, rimpiango di non aver lanciato Allegri come allenatore. E poi pochi presidenti sanno fare calcio, gli altri pensano troppo agli interessi personali, intanto per il mercato bianco-azzurro nel mirino il portiere... Farelli trattativa per il 34enne del Novara. Domani a Palena, primo test con la Flacco Porto. Andiamo nell'altra pagina: in Serie C il Teramo prepara la nuova stagione. Di Renzo torna a casa: è una grande chance. L'attaccante torinese dice: Mio padre è nato a Torricella, eh, sicura. Dopo quattro anni in Serie D, approda in un club importante. Zichella, determinante per la scelta. In alto, eh, però, per la Serie B anche l'Avellino, è fuori dalla B, ecco le possibili ripescate. La scura della Covisoc e i probabili scenari che potete leggere nell'articolo. Intanto, San Nicolò, Avezzano e Bastete scatenati. Sul mercato il Chieti rinuncia a Catalli che attacca il club. Felli alla Miternina, Bizzarri all'Angolana. Ius garantisce scriverò l'Aquila in Serie D. E poi l'intervista: Valentina Vezzali, Il fuoco dentro per stupire il mondo, campionessa, scrittrice ed ex parlamentare. Dice: Mai accontentarsi, la regina della scherma. Eh, andiamo sul Messaggero perché. Eh, torniamo in casa Pescara. Lupo benedice il suo monachello. Il DS sta nascendo un pescare equilibrato. Giusta la conferma di Pillon, dice Memuscia e Scognamiglio, non hanno bisogno di presentazioni, i giovani sono eh, buoni. Insomma, eh, anche qui l'intervista a un direttore sportivo, debutto. Intanto contro la vincente di Albino Leffe Pordenone, sorteggio di Coppa. Si gioca il 5 agosto. Domani il battesimo con il primo test con la Flacco Porto. E poi, peraltro, in foto vedete l'ultimo arrivato: Mirko Antonucci con eh, la, casa, la divisa di allenamento del Pescara in basso. Siamo per il basket e siamo a Roseto, D'Arcangeli, il coach, neo coach di Roseto, lettera ai tifosi. Il nuovo coach dice: Abbiamo stabilito delle priorità. L'appello è quello di remare tutti dalla stessa parte. Siamo a pagina 49, con cui chiuderemo questa rassegna stampa. L'Aquila Jus inibito under Alabastese. L'attuale numero uno del rosso-blu è Out, dopo il verdetto del Tribunale federale di Giacomo e Colarieti con eh, Palladini in alto di Renzo Teramo. Vorrei emulare l'amico Lapadula, il nuovo attaccante bianco dice farò presso visita a Torricella Sicura. Abbiamo visto essere il paese di origine del papà. Eh... Siamo in Eccellenza in Casa Chieti che annuncia Mattia Rodia e dice addio a Catalli. Scendiamo in basso. Lupo e Nicolai abbandonano il sogno europeo. Siamo al Beach Volley e poi premio Rocky Marciano. È il giorno dei riconoscimenti. Questa è l'ultima notizia con cui chiudiamo questa edizione di Mattino 6, che ovviamente torna lunedì mattina alle ore 8 io vi ricordo gli appuntamenti con la nostra redazione a partire dalle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale a me non resta che ringraziarvi augurarvi un buon weekend